Un progetto del genere prevede sostanzialmente l'utilizzo temporaneo di spazi abbandonati in favore delle persone, quindi progetti culturali, progetti sociali. È una sfida perché qui sopra tanti soggetti hanno pensato di fare speculazione. Per me non è la risposta giusta, le persone vogliono poter vivere spazi e in questo modo noi stiamo vincendo la sfida, stiamo facendo vedere che c'è altro oltre al denaro, c'è la possibilità di incontrarsi, scambiare esperienze, vivere l'arte e vivere progetti insieme. Insomma, direi che tra noi ATAC e la 99, che è la società che ha vinto il bando di ATAC, ce la metteremo tutta insieme ai cittadini per far vedere che un utilizzo diverso è assolutamente possibile e convincente. E a lungo termine questi spazi fanno parte della valorizzazione che ATAC ha messo in campo per il concordato, quindi dovranno essere venduti, ma è fondamentale che non venga a mutare la destinazione urbanistica, quindi continueranno a rimanere spazi che devono essere vissuti in questo modo. Noi in questo momento stiamo facendo vedere che questo tipo di valorizzazione è assolutamente possibile e desiderata dalla cittadinanza, quindi è un modo con il quale vogliamo invogliare i futuri compratori a mantenere queste aree così e questo è assolutamente il nostro intendimento.